in questo video ho intenzione di farvi vedere come realizzare uno stampo con la gomma siliconica da colata. Però prima voglio spiegarvi una cosa. Se vi ricordate, quando ho fatto la decorazione di una cover, prima di quel video là vi dissi che l'avrei pubblicato un po' in ritardo perché, oltre ad avere molto da fare, vi avevo fatto vedere uno stampo fatto con la colla siliconica da colata. Però quello stampo che vi ho fatto vedere, che per chi non ve lo se lo ricordasse, è questo qui. L'avevo fatto con la gomma siliconica da colata, però era la SIL 15 della Reschimica. Adesso voglio mostrarvi come fare lo stampo con questa gomma siliconica qui, che è la R15, sempre della Reschimica. La SIL 15 della Reschimica ci impiegava 12 ore ad asciugarsi, mentre questa impiega solo 6 ore all'asciugatura, perché in quel video là vi dissi che non avrei fatto il tutorial su come fare lo stampo perché tanto il procedimento era identico a quello che ha fatto Erika Karoi. Ma ho deciso di fare questo video perché voglio darvi un consiglio se volete fare degli stampi colorati. Allora, che cosa consiste? Consiste nel pesare una certa quantità di componente A e B, che tra l'altro questo è il componente B, però se volete fare lo stampo colorato dovete mettere il colorante prima di mettere il componente B, perché come il discorso della resina che si asciuga velocemente, la Phil Classic bianca sempre della Reschimica, se si aggiunge il componente B e poi il colorante, appena si mescola comincia a fare reazione e ad addensarsi. Io ho già avuto un'esperienza di questo genere, infatti a uno stampo avevo provato a mettere prima il componente B e poi il colorante, però poi appena dovevo colarlo si era indurito troppo ed era venuto uno schifo, quindi l'ho dovuto buttare. Quindi adesso, per farvi capire bene il procedimento, io direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito. Allora, prima di tutto mi sono messa i guanti, anche in questo caso quando usate la gomma siliconica ricordatevi sempre di mettere i guanti. Come seconda cosa dobbiamo decidere che cosa fare lo stampo. Io come stampo ho deciso di fare questa foca molto molto carina e, come vedete, per metterlo qui ho usato lo stesso procedimento che usa Erika Karoi per preparare il contenitore. Non ve l'ho fatto vedere perché, primo, potete vederlo tramite il video di Erika Karoi che lo lascio in descrizione, e secondo perché farlo davanti alla webcam è una rottura di scatole. Quindi, preparato il contenitore così, dobbiamo mettere la quantità giusta di componente A e componente B. Siccome quello che farò sarà uno stampo abbastanza grande, perché comunque verrà uno stampo 3D, io metterò in un bicchiere 135 grammi di componente A e di componente B ne dovrei mettere 6,75, però in quel caso per sicurezza ne metterò 7 grammi. Quindi adesso accendo la bilancia, vado ad aprire la gomma siliconica, sempre se ci riesco. Eccola qui, che in questo caso si presenta bianca, e vado ad utilizzare un coltello di plastica e prima vado a dare una mescolata. Mi sono dimenticata di dirvi che questo l'ho preso proprio sul sito della Reschimica, se non erro, e purtroppo non mi ricordo il prezzo perché ce l'ho da qualche anno e ho preso la confezione da 1 kg. Quindi adesso avvicino il bicchiere e, cercando di essere il più precisa possibile, peso 135 grammi di componente A. Ma voi ovviamente fate la quantità che vi serve per fare lo stampo. Perfetto, sono riuscita a mettere 135 grammi di componente A, quindi mettiamo un attimo da parte. Adesso in un altro bicchiere vado a mettere circa 6-7 grammi di componente B. A dire la verità ne ho messi 8, però vabbè, lo stesso, anche perché la dose del componente A bisogna calcolarlo per 5 diviso 100 e mi è venuto 6,75 grammi, quindi anche se ne ho messe 8, vabbè, lo stesso. Così almeno sono sicura che si solidifichi, tra virgolette. Come potete vedere, nei nostri due bicchieri abbiamo il componente A e il componente B. Adesso, prima di mettere il componente B, se volete colorare la gomma siliconica, dovete farlo prima di mettere il componente B. E io in questo caso vado a colorarlo. Io ho deciso di farlo azzurro, quindi vado ad utilizzare il colore acrilico azzurro. Una volta messo l'acrilico, andiamo a mescolare fino a ottenere il colore desiderato. Allora, credo di aver messo troppo poco colorante perché non è che ha colorato tanto.
Quindi adesso vi stoppo il video e cerco di ottenere il colore che voglio fare. A dopo. Ok, sono tornata e ho aggiunto altro acrilico. È venuto un bellissimo colore, un bellissimo azzurro. Adesso, una volta colorato la gomma silicone, che cosa dobbiamo fare? Prima di colarlo qui dentro, altrimenti non farà mai reazione in vita loro, dobbiamo mettere il componente B e bisogna mescolare il più velocemente possibile, al massimo 1 minuto. Quindi adesso vado a versare il componente B, via. No! E adesso, cercando di fare meno casino, essendo il più rapidi possibili, bisogna mescolare fino a che il colore diventa omogeneo. Ok, secondo me così dovrebbe andare. Mi era caduto tantissimo con Prete B, però io spero che faccia reazione lo stesso, altrimenti dovrò rifare lo stampo, come ho già fatto per la creazione 3D. Adesso andiamo a colare il composto tutto qui dentro. Ce l'ho fatta, l'ho colata tutta. Come vedete ci sono delle bollicine sopra, però non è un problema anche perché tanto quelle scoppiano da sole. O al limite potete scoppiarle voi con lo stuzzicadenti. Quindi adesso dobbiamo aspettare per 6 ore perché la gomma siliconica si asciughi. E dopodiché andremo a vedere lo stampo. Quindi ci vediamo tra 6 ore. Sono passate 6 ore e la gomma siliconica, come vedete, si è indurita, tra virgolette, è diventata gommosa. E adesso non ci resta che tirare fuori lo stampo e vedere come è venuto. Io ho un po' paura perché, essendo che prima mi era caduto un po' di componente B, ho paura che non si sia asciugato totalmente, però ci provo, ovvero dall'esterno qui sembra asciutto. Io però ho paura di vedere la parte di sotto, che poi sarà la parte di sotto, quindi adesso andiamo a toglierlo dallo stampo. Ok, perfetto, anche se prima mi era caduto tanto componente B, alla fine è venuto. Però come potete vedere ci sono dei pezzi di gomma siliconica che sono finite sopra la creazione, però questo non è un grosso problema perché andremo a tagliare i bordi in eccesso con il cutter o anche con le mani. Potete aiutarvi anche con le forbici. Ok, ho tolto tutti gli eccessi, ci ho impiegato tantissimo, infatti non ve l'ho fatto vedere tutto perché era tutto pieno di gomma siliconica finita sopra la foca. Quindi adesso possiamo finalmente vedere com'è venuta. E devo dire che è venuta molto molto bene. Qui ho tagliato un po' troppo la gomma siliconica mentre toglievo gli eccessi, però non importa, ma devo dire che il risultato è venuta molto molto bene. Ovviamente colorare i dettagli qua dentro, soprattutto dove c'è il muso, è impossibile perché guardate quanto è profondo. È venuta una macchia di colore qui, però vabbè, non importa. E alla fine lo stampo è pronto per essere utilizzato per le creazioni in resina o in filo, come volete. Come vi ho detto all'inizio video, vi avevo detto che non avrei fatto questa tipologia di video perché tanto era identico, però vi ho fatto questa tipologia di video giusto per farvi vedere come colorare gli stampi con la gomma siliconica che si asciuga più velocemente. Quindi, ricapitolando, quando usate la gomma siliconica che si asciuga più velocemente, mettete il colore prima di mettere il componente B, mi raccomando. Prima di concludere, ci tengo a dire una cosa. Io non ho più delle idee per i futuri video, quindi io vi chiedo di farvi un favore di scrivere qua sotto nei commenti che cosa volete vedere sul mio canale, quello che volete. E io ovviamente lo farò. Anche perché avevo 2 video da programmare, solo che li ho dovuti rimandare a causa della quarantena. Perché io al cinema non ho visto 2 film. Howard, che è il nuovo film della Disney Pixar,
e i live action di Mulan. Quelli non li ho ancora visti perché quando sono usciti c'è stata la quarantena. Appena riapriranno i cinema, se vengono trasmessi ancora quei due film, io li andrò a vedere e vi farò i video che ne riparleranno. Soprattutto lo scontro tra film di Mulan, che è quello che è stato richiesto. Quindi non preoccupatevi, appena potrò farò anche quei due video. Voi intanto fatemi sapere qua sotto nei commenti che video volete vedere sul mio canale. E per questo video è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se è così, lasciate un commento qui sotto, tanti like al video, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, condividete questo video con i vostri amici e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!